Ciao a tutti, che cosa attrae gli uomini? Beh, allora, gli uomini inizialmente, diciamo, nel primo approccio con una donna, sono attratti da alcune cose, sono attratti da un divertimento senza impegno, cioè senza, diciamo, grossi vincoli, grossi ostacoli, grossi impegni logico-razionali. Questo è, diciamo, non innesca meccanismi di difesa, ciò non vuol dire che poi non devi conquistare un uomo, portarlo anche a fare delle scelte, altrimenti gli uomini non si sposerebbero, non andrebbero a convivere. Però inizialmente non sono attratti da quello, inizialmente sono attratti da un divertimento senza impegno e che pu tu puoi usare come esca, però puoi usare come esca, non deve essere l'amo e l'esca. Poi sono attratti, diciamo, da una donna, dalla femminilità, da tutto ciò che è diverso rispetto all'essere maschio, per cui la cosa che devi fare è manifestare bene la tua femminilità. Manifestare bene la tua femminilità vuol dire evidenziare tutte quelle parti che non sono collegate al maschile, quindi molto meglio le gonne dei pantaloni come abbigliamento, molto meglio, diciamo, il tacco alto rispetto al tacco basso, molto meglio evidenziare le curve, per attrarre. Questo è ovvio che è da un punto di vista, diciamo, di meccanismo di difesa istintivo, logico-razionale e da un aggancio istintivo. Poi sono attratti, hanno una parte emotiva che è attratta dall'emozione, allora lì devi essere abile ad amplificare tutta l'emotività. Questo è l'amo. Le prime due cose, dunque, diciamo così, che l'idea del divertimento senza impegno logico-razionale piace alla parte logica. E quindi, diciamo, disinnesca i meccanismi di difesa. La femminilità stimola la parte emotiva e quindi stimola la parte istintuale, quindi l'aspettativa del sesso fondamentalmente. E l'amplificare i loro turbamenti, le loro emozioni, come ad esempio anche la disistima, anche, diciamo, quello che è, insomma, tu devi iniziare a buttare dei semi, di cogliere di rimando dove ti dà dei segnali di gradimento. Tutto questo invece fa innamorare, è l'amo. E quindi se tu riesci a mettere in atto, diciamo, questa strategia su tre livelli riesci ad attrarre l'uomo che ti piace e a tenertelo soprattutto, perché per una donna non è tanto importante, diciamo, sedurre sessualmente un uomo, è agganciarlo e far sì che si coinvolga anche nel tempo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!